Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Opel Zafira dell'anno 2007 ed è un 1009 turbo diesel 120 cavalli. Allora, intanto da queste immagini vi facciamo vedere lo stato d'uso della carrozzeria esterna, che si presenta sempre in un modo veramente eccellente e quindi sempre molto molto bella da vedere. Alcuni accessori, anche questi molto importanti, dai cerchi in lega ai sensori anteriori e posteriori, ai vetri scuri posteriori. Ah, scusate, per la carrozzeria abbiamo solamente questa piccola ammaccaturina nel paraurti posteriori, ma è una cosa veramente di poco conto. Quindi, tornando a noi, cerchi in lega con gomme estive, sempre a un buon 60% di battistrada. Passando all'interno, troviamo, come potete ben vedere, la sua tappezzeria, anche questa molto molto bella, misto tessuto pelle. Non ci sono strappi, non ci sono usure e quindi presentabilissima e pulita, molto gradevole nel salire su strada, nel salire all'interno, scusate. Autoradio col CD originale, cambio a 6 marce manuale, volantino multifunzione, a livello di chilometraggio 209.000 km. È una vettura naturalmente che ha fatto la sua manutenzione. Verrà consegnata con il cambio d'olio e filtro d'olio già effettuati, mentre la cinghia di distribuzione è stata fatta a 186.000, quindi può andare veramente nel futuro. Dopo questa breve spiegazione passiamo a un piccolo giro di prova su strada. Bene. Partiamo allora per il nostro giro di prova. Nell'avvicinarsi alla vettura e nel salire sulla nostra vettura, come vi dicevo prima, la cosa che notiamo subito comunque è la precisione che ci sono negli interni, pur essendo una macchina, diciamo, del 2007. Ma è molto molto accogliente. A cosa serve il nostro giro di prova? Serve naturalmente a capire lo stato d'uso della macchina, quindi se la frizione, il cambio, braccetti dello sterzo, sospensioni, se funzionano sempre in un modo decisamente adeguato. Ok, quindi io che guido, da questi primi metri le prime cose che mi vengono da far notare sono la frizione, che ha un ottimo comportamento, il cambio uguale, quindi ottimo, e la scatola di sterzo in questi incroci molto molto precisa, quindi una vettura gradevole da sempre da guidare. Poi, passando alle sospensioni, andiamo su questa strada dove ci sono le classiche buche che mettono sotto torchio braccetti e sospensioni, proprio gli ammortizzatori. Ecco, anche questa ha un comportamento veramente neutro, non ci sono battiti, non ci sono rumori sgradevoli, sono i rumori classici delle vetture nelle buche. Ok, quindi un ottimo rapporto di questa vettura, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Poi, se siete di lontano e volete sapere qualcosa in più su questa vettura, possiamo prendere un appuntamento e tramite WhatsApp video vi possiamo fare una prova su strada dedicata, specifica per ognuno di voi, per capire proprio, ripeto, lo stato d'uso della macchina. Ok, torniamo al nostro punto di partenza. Anche il motore tira veramente bene,
a livello di turbina, silenziosità meccanica, veramente, veramente ottima. Eccoci qua. Uno sguardo ancora all'interno, quindi alla tappezzeria, sedili, eccoli qua. Uno sguardo ancora all'esterno. Guardate la vernice, veramente bella, ancora è brillante. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi per l'attenzione. E seguiteci sul nostro sito diretto autosani.it e sui social Facebook, Instagram, dove troverete tutte le nostre novità dell'azienda, la presentazione delle vetture, come ci comportiamo, cosa facciamo, che è molto molto importante acquistare in sicurezza. E grazie ancora per l'attenzione e come diciamo sempre, alla prossima vettura!